tunisiani, dobbiamo andare subito a fare la sfida di sopravvivere sotto la terra per 24 ore, lo so, sarà veramente difficilissimo e bellissimo allo stesso tempo. E infatti sentite già gli zombie che dicono che sono contrari a questa sfida, ma a me non interessa perché adesso andremo a fargli brutte, vabbè, però brutte cose no, perché sennò poi dopo sembra davvero brutte, troppe brutte cose. Però sì, no, stiamo attenti. Mannaggia qua le persone, ma quanti sono? Ma scusate, è impossibile. Allora, uno di voi mi aveva consigliato questa sfida ed è per quello che io ho deciso di provarla, perché secondo me è bello provare come sfida. Oh caspita, questo creeper lo dobbiamo uccidere, non si deve mica permettere minimamente di farci danno. Allora, però dobbiamo cercare di usare le torce sempre nella stessa direzione, tipo sempre a destra, no? Perché si sa che sempre a destra, poi così sappiamo come ritornare indietro. È molto importante ritornare indietro, secondo me è la cosa più... Cioè, non lo so, a voi non capita mai di perdervi nelle caverne, a me sempre. Il mio senso dell'orientamento non è un granché, diciamo. Soprattutto perché, non so, mi giro, non trovo mai niente. Veramente, faccio... Allora, il mio senso dell'orientamento fa schifo. Ma io sto sentendo continuamente dei rumori. Qua c'è qualquadra che non cosa, oltre al fatto che c'è tanto buio. E quindi questo mi fa portare a pensare che forse io vi debba mettere la night vision, sarebbe una buona idea. Adesso lo faccio subito. Perfettamente perfetto. Allora, adesso dobbiamo solamente, vabbè, raccogliere queste cose. Ma sinceramente io non è che sono così tanto interessato. Allora, vabbè, ok, io sono strano, No. Cosa sto? Sto premendo tutti i pulsanti tunisiani, sto facendo un casino. Ma lo sapete che io mi sono appena accorto di una cosa? Che questa sfida non sarà con la mia armatura in diamante bellissima. No, mi devo anche spostare più avanti senza però urlarvi nel microfono. Continuate a scrivere Dunis, non sputare nel microfono, perché a quanto pare non l'ho capito. Vabbè, è praticamente... questa sfida è senza la mia armatura, quindi sarà 20 volte, 30 volte più difficile. Porca, sarà davvero difficile, mamma mia, cioè ho paura. Davvero, a parte che è difficile perché la stiamo già facendo. Però, oh mio Dio, sto facendo anche un casino, sai? Cioè, sì, proprio un casino. Perché non si può, c'è Dunis. Dunis non può non fare un casino, cioè do i colpi al microfono con il mouse, porca miseria. Che youtuber! Wow! Allora, però, ora, a parte farvi vedere la roccia, è molto bella la roccia, secondo me. È una delle cose più interessanti in Minecraft. Scherzo, ovviamente. Non prendete queste parole come vere. Non datemi per pazzo. Non portatemi in un ospedale psichiatrico finché non ci sarà una diagnosi. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, qua io non sto trovando niente. Qua c'è... a parte che mi impappino, però a parte... Allora, qua c'è una cosa che mi puzza. C'è qualquadra che non cosa. Però come caspita facciamo? Cioè, nel senso, a parte io ho pensato di trovare una di queste cose, no, da esplorare, che si chiamano, no, le... Insomma, queste cose qua, no? Cioè, con tutte le... Sì, avete capito, no? Insomma, queste cose qua, no? Avete capito? Ah, le mineshaft, mi è venuto in mente, perfetto. Le mineshaft praticamente, cose che fanno, sono belle da esplorare per sempre, perché praticamente sono sempre piene di segreti, all'angolo trovi ogni nuova cosa, capito? Cioè, è veramente, bisogna stare attenti alle mineshaft, però bisogna anche stare attenti alle cose che ci sono dentro le mineshaft. E qua ho trovato il mare, ma porca miseria, no. È perfetto, non dovevo farlo, vero? Vabbè, però qua c'è un'altra mineshaft, cioè nel senso, continua sotto, direi che è una cosa perfetta, no? Allora, mi sto osservando in giro per vedere che cosa ci sia e che cosa non ci sia qui in giro, ma secondo me non è che ci sia un granché. Oh mio Dio, no. Stavo per cadere, porca miseria, cerchiamo di non cadere, porca maiala. Allora, a parte che questo video mi sa che non sa da fa a quanto sembra, perché, cioè, sinceramente sono io che sto girando, no, come uno scemo qua in tutte le mineshaft, però secondo me adesso troveremo sicuramente qualcosa di importante, no, cioè nel senso, sicuramente, no, troverò qualcosa di importantemente fondamentale, no, cioè tutti vogliono vedere le cose che trova Dunis, no, chi è che, certo, poi tu cos'è che vuoi da me? Dimmi un po', tu sei il crepaccio, non il crepaccio ma il crepaccio, perché lui fa sia le crepe sul terreno.
fatto la battuta. Il cripaccio mi ha fatto cadere la mia scatola magica. Cripaccio schifoso. Ha fatto, però ho fatto la battuta simpaticissima. Cioè sono simpatico, no? No? Ma scusatemi, come ti... cioè perché no? Ma sono simpaticissimo. Allora prendiamo queste cose perché il carrello della spesa ci serve, no? Lei, brutto schifoso, se ne vada immediatamente via. Io non sono qua a fare da servetta a lei. Ma scusi, signor Creeper, che ha fatto un altro cripaccio. Vabbè, a parte la mia grande simpatia. No, sta succedendo un casino. Ma scusate, ma che caspita è combattere, sopravvivere contro i mostri a difficoltà incredibilmente super difficilmente estreme. È difficile. Avete capito, no? Perché sto cercando di evitare quella parola, no? Perché c'è già qualcuno che la utilizza. Ah, ho trovato una cosa. Perfetto, molto buona questa cosa. Ma sinceramente però, qua non è che io stia trovando chissà quante cose. Sono buone le cose tipo le io non ne ho mai trovato tipo le name tag. Sono buonissime. No, scusate un attimo. Cioè devo togliere. Allora no, mi stanno spaccando i timpani. Dunisiani. Devo stare attento perché Non ho le mie cose. Dunisiani, ti prego, no. Per favore, santa bimpola. Per favore no. No, ma sono troppo giovane per morire. Ok, basta. È troppo così. Cioè, nel senso, va bene lamentarsi, però poco. Basta. Allora, qua cos'è che c'è? Perché io ho paura lì. Là c'era quello scheletro assassino. Ora ho paura a ritornare, sinceramente. Però non è che io stia vedendo molto, qua. Però devo dire che questo video si è ripreso un pochino, no? Voi che dite? Secondo me sì. Perché prima all'inizio ero tutto là che esploravo come uno stupido le caverne. Però tranquilli che... ma ci sono... Sapevo che non dovevo farlo. Non avrei dovuto farlo. No. Allora, dobbiamo andare immediatamente a prendere quelle cose perché a noi ci servono, ok? Quindi, allora, prima di tutto, però, recuperiamo vita. Aspettiamo perché no... Cioè, nel senso, non voglio morire sin da ora. Cioè, sin dall'inizio. Cioè, nel senso, vabbè, a parte che non è l'inizio, ma siamo circa a metà video, secondo me. Vabbè, avete capito, no? Adesso andremo immediatamente a prendere quella cesta. No, però, porca miseria, gli scheletri schifosi! Allora... Non farmi arrabbiare, sai, tu brutto schifoso. Vieni qua. Perfetto. No. Allora, Dunisiani, io mi sto cagando addosso. Perché potrei morire da un momento all'altro e perdere tutte le mie cose. E sicuramente la spada in diamante, il piccone in diamante, non le voglio perdere. Ok, perfetto. Mi stavo confondendo il cervello per 3 secondi. Infatti sono stato zitto, sono un po' stupido. Però ho trovato Unbreaking 1. Vabbè, buono, si può sicuramente utilizzare, no? Per fare... come dire, no? Per fare sicuramente altri enchantment di Unbreaking più potente, no? Tipo l'Unbreaking 3, beh, quello sì è potentissimo, porca miseria. No, allora, però scheletro, hai rotto le scatole, Hai rotto le scatole? No, mi sta ammazzando. No, Dunisiani, ma questo, cioè, a parte che è un dungeon, sì, però è impossibile, cioè, com'è che si sopravvive ad una cosa così? Cioè, altro che... Questa è un'infestazione Vedete, ti fanno anche i cosi, com'è che si chiamano? Gli screenshot, no, non gli screenshot. Avete capito, no? Insomma, quei cosi là. Scusatemi, no? Per favore, ma perché sono così stupido? No, dai, adesso ce la facciamo. Non sono ancora morto per ora, quindi è una cosa buona. Io mi sto guardando avanti, indietro, destra, sinistra, come un pazzo sincicispopa. Perché sicuramente... No. Lei è molto simpatica, ma io non voglio avere nulla a che fare con lei. Perfetto. Scherzo, adesso vengo ad ucciderla perché non è possibile. Cioè, scherzavo. Ma voi sentite la mia tastiera, ora che ci penso? No, è un incubo, Dunisiani è un incubo. Se questo mi esplode... No, Dunisiani è un incubo. Sto morendo dentro io. Sono passate le 24 ore, domanda. Cioè, 24 ore sarebbero tipo 10 minuti del mio video. Cioè, 24 ore ovviamente in senso metaforico. Non è che mi metto a stare una giornata intera a giocare a Minecraft sottoterra. Mica sono pazzo, cioè, per favore. No?
Mi sembra ovvio, no? Questo video possa finire qua. È stato un video molto bello di esplorazione magica insieme a Dunis e ai suoi amici immaginari. L'albero spizzo però oggi non c'è stato perché purtroppo era in superficie, aveva le sue cose da fare, mettere le radici in sottoterra, no? Avete presente le cose noiose che fanno gli alberi? A questo zombie ovviamente gli diamo una lezione perché non è possibile. Perfetto, grazie mille zombie. Oggi ho raccolto una buona sostanza di materiali, direi, una buona sostanziosa. Devo smetterla di parlare così, se no non capite niente, giustamente, poi mi picchiate, giustamente. Quindi, dopo aver dato una lezione anche a questo zombie, scrivete nei commenti penna, così vi do il cuoricino, se siete arrivati fino a questo punto del video solo, perché, forza. E ci vediamo al prossimo video, ciao Dunisiani.